Allora, io invece ho alcune proposte che sono praticamente lo specchio di come la secolarizzazione culturale e morale distrugge la famiglia. Allora, uno, attaccare la legge 194 in Parlamento o con un tentativo referendario ai fini della brodazione, oppure cercando di rendere il più possibile rigide le norme qualora non si riuscisse ad abrogarla. Attaccare qualunque legge che consenta l'uso di pillole anticoncezionali con effetto abortivo, cioè pillola del giorno dopo 5 giorni, e che per di più sono acquistabili senza ricetta medica in farmacia. Io che sono un uomo potrei anche andare ad acquistarle, cioè dico... Poi attacco alle norme che consentono fecondazioni artificiali o eterologa o qualunque altra. Non consentire più le unioni civili omosessuali e impedire ad esse le adozioni di bambini o fecondazioni con acquisti di ovuli o seme all'estero. Rivedere la legge sul divorzio breve. Costituire una commissione paritetica all'interno delle scuole che vigili sui tentativi di destabilizzazione operati dagli LGBT. Queste commissioni devono essere opportunamente formate da affidabili insegnanti cattolici. Poi maggiore assistenza nelle scuole a bambini disabili, cercando di supportare i genitori che già stanno vivendo una difficilissima e triste realtà, cercando di fare l'impossibile. L'unica cosa che non ho messo è l'abrogazione del suicidio assistito, perché l'ho compilato solo stamattina, un po' velocemente. Allora, grazie. Ultima cosa, guardate tutti questa maglia. Questa non è lo stemma di chissà quale aristocratica famiglia, è lo stemma della congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti. Nel 66 questa congregazione è stata soppressa, le sue funzioni sono state demandate alla Pia Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 71 è entrata in vigore la legge Fortuna-Baslini sul divorzio. E nel 78 l'aborto. Grazie, grazie. 4 minuti. Grazie. Allora, io volevo ricordare le tre parole con cui ho iniziato, ho riportato la mia esperienza di consigliere venerdì, quindi erano condivisione, entusiasmo e solitudine. Oggi vorrei parlare come popolo della famiglia di Modena e penso di condividere con le amiche che sono qui con me il fatto che noi usciamo tutte insieme con una frase in mente, che è quella di grazia, non sarai più sola. Quindi grazie, perché è veramente qua si è vissuta veramente un bel momento di condivisione. Però lo vorrei concretizzare questo momento di condivisione, nel senso che poi noi usciamo di qui con questa bella sensazione di non essere più soli, ma poi torniamo nelle nostre realtà locali. Allora, quali sono le mie proposte? Innanzitutto mettere in rete gli amministratori locali, quindi tutti coloro nel popolo della famiglia, non siamo ancora tanti, quindi lo possiamo fare, metterci in rete in maniera tale che riusciamo a condividere l'esperienza e a darci una mano a vicenda. E questo poi può servire per creare anche un bagaglio di conoscenze da trasmettere ad altre persone che poi negli anni a venire decideranno di candidarsi, quindi creare una sorta di piccolo percorso di formazione di coloro che desiderano poi candidarsi. E questa è una prima cosa, questo a livello proprio locale. Poi c'è il piano nazionale. Allora, qui abbiamo visto una ricchezza enorme. Io sono rimasta veramente, è la mia prima assemblea, sono rimasta stupita dalla ricchezza che c'è dentro questo partito, movimento, che ha queste due anime, come dicevamo. Quindi bisognerebbe veramente creare, come si è già detto, un coordinamento nazionale
che metta di nuovo in rete tutte queste esperienze, tutte queste conoscenze, che dia una linea anche in vari ambiti, come anche quello economico del lavoro, oltre quello valoriale, che, su cui siamo, diciamo, più forti, in maniera tale che noi possiamo, tutti noi possiamo andare ad attingere e abbiamo una fonte, diciamo, ufficiale a cui fare riferimento. Questo serve sia per chi riveste già degli incarichi nei consigli comunali, sia per tutti i militanti e i dirigenti che operano a livello territoriale. Grazie. Grazie. Buongiorno, sono Andrea Cavenaghi e vi porto il contributo del Coordinamento Regionale del Popolo della Famiglia Lombardia. Il Coordinamento Regionale del Popolo della Famiglia della Lombardia ha una responsabilità precisa: far crescere il PDF in una regione popolosa, 10 milioni di abitanti, da sempre traino produttivo dell'Italia, è sempre più crocevia di interessi economici e speculativi internazionali. Milano, 1.300.000 abitanti, è una città dove il voto cattolico si somma a quello dei radical chic nel sostenere il PD. Milano, la città più arcobaleno d'Italia, l'anno prossimo sarà capitale mondiale del turismo gay. In questa città, come in gran parte della Lombardia, la partecipazione della politica da parte dei cittadini è ridotta al minimo. Sta a noi richiamarli all'ordine. Come farle? Con il nostro programma. Il programma del PDF, abbiamo visto ieri, punta molto sui valori fondamentali, sui principi non negoziabili, ma a questi urge la necessità di estenderli, di estendere il programma a problemi più concreti e più nelle corde della gente. Il reddito di maternità è un primo passo. Bisogna arrivare a un piano nazionale per la famiglia che è opportuno rilanciare con chiarezza e determinazione. Bisogna rilanciare il sistema impresa, ad esempio detassando i reinvestimenti degli utili e considerando opportuna la difesa e la promozione dei professionisti con le partite IVA. Fondamentale, è il discorso che abbiamo sentito più volte ieri e che ribadiamo oggi, rafforzare l'azione a sostegno dell'effettiva parità scolastica. Sua Armonia è stata molte volte dalle nostre parti e ha battuto spesso su questo argomento. Nel rapporto con la Chiesa Cattolica dobbiamo essere chiari, avere un certo distanziamento. Dobbiamo assumere delle iniziative che abbiano come fondamento i valori della dottrina sociale della Chiesa, declinandoli da laici. Il laicato, il laico presente in politica, deve mostrare alla Chiesa di essere ormai capace di guardare alla politica con maturità e senso di responsabilità e di saper prendere gli impegni conseguenziali per arrivare al partito e all'organizzazione del partito. Faccio anch'io la richiesta di avere dalla dirigenza nazionale l'elenco degli iscritti. Non è possibile che a 3 anni dalla fondazione le regioni non sappiano quali sono i propri iscritti nel partito. Bisogna lavorare per avere una leadership diffusa. Il discorso che faceva prima l'amico delle Marche mi pare di avere più persone che possano coadiuvare Mirko, Nicola e Mario è assolutamente fondamentale. Non è possibile pensare a un partito che si basi solo su 3 persone. La classe dirigente del partito deve crescere e queste occasioni sono importanti per la crescita. L'organizzazione, dicevamo, i circoli vanno creati non solo a livello locale, ma vanno presi anche i nuovi luoghi di aggregamento. Dalle nostre parti, in Brianza è pieno di centri commerciali, pensare di lavorare anche in queste situazioni. L'organizzazione deve essere però, come dicevamo oggi, strutturata in modo visibile e che sia punto di riferimento per gli aderenti, simpatizzanti del PDF e marchi il territorio, affinché si sappia che il PDF c'è e lì ci sono persone disponibili ad agire. Comunicazione, dicevamo prima, basta linguaggio associazionistico, siamo un partito, dobbiamo avere un linguaggio che è proprio della politica, per cui non dobbiamo utilizzare pervicacemente clave verbali quali l'aborto in albuminio, che chi lo pratica è un criminale, perché non aiutano la nostra causa. Occorre dire la verità in modi più comunicativi e sobri, evitando di passare per estremisti nell'uso del linguaggio e di conseguenza estremisti nelle posizioni. Cosa fare? Come Popolo della Famiglia riteniamo che dobbiamo farci carico di una cosa importante: portare i nostri valori a discutere, a essere discussi con altre persone del mondo cattolico. Dobbiamo avere il coraggio di partire ad avere una costituente
che abbia come ispirazione il pensiero di Don Sturzo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare, perché non possiamo rinchiuderci in noi stessi, ma dobbiamo, con persone che hanno i nostri stessi principi, arrivare ad un dialogo. A livello locale, poi, è opportuno, pur nella dovuta chiarezza e differenziazione, promuovere incontri e tavoli di lavoro come forma di iniziale collaborazione, anche al fine di evitare che il PDF sia ingiustamente accusato di non dialogare e di essere chiuso in se stesso. Chiudo ribadendo la necessità di ribadire che senza Mario Adinolfi e le preziose collaborazioni di Nicola Di Matteo e di Mirko De Carli, il PDF non solo non sarebbe esistito, ma neppure la possibilità di poter esistere. Grazie. Grazie. Grazie Carlo, avanti. Ciao, sono Carlo Bravi, Popolo della Famiglia di Torino e anche Popolo della Famiglia Social Media. Voglio solo richiamare l'importanza della presenza sui social media. In realtà fino a un anno fa vivevo serenamente, senza occuparmi, più mi parlavano dei social media e meno la cosa mi riguardava. Dico, ma perché mai dovrei mettere in piazza le mie cose? Che mi interessa? Io faccio la mia vita, uso WhatsApp, uso... devo dire grazie a Fabio che ha sollecitato... ha evocato una vocazione nel sottoscritto alla comunicazione in generale, certamente, ma più specificamente all'uso dei social. Perché il social serve solo se uno ha qualcosa da dire agli altri. È come la piazza medievale. Quindi se uno vive tranquillo la sua vita e non ha niente da dire, può starsene lì per conto suo e va benissimo. Se invece abbiamo qualcosa da dire, allora diventa non solo utile, ma in questo momento indispensabile. Continuiamo a dire è importante abbandonare i social e andare sulle piazze, andare sulle strade, incontrare la gente, verissimo, verissimo, ma poi si legge ormai un terzo, metà, a volte due terzi dei nostri telegiornali non sono altro che la lettura e il commento dei tweet o dei post Facebook dei nostri politici o dei personaggi che hanno visibilità. Dunque, in qualche modo, da qualche parte c'entrano i social, non so dire come. Poi, vorrei concludere sul discorso dei famosi like, delle condivisioni, eccetera. Contano, non contano, portano voti, non portano voti, non lo so. È un fatto che di fatto, in pratica, al momento delle elezioni, quando si contano i voti ricalcano abbastanza da vicino una media dei like e delle condivisioni che ciascuno partito o leader politico ha ottenuto. Dunque, ripeto, non sono voti, è evidente che non sono voti i like e le condivisioni, ma sono come un sondaggio in tempo reale che tutti fanno sulle singole proposte, sulle singole affermazioni e sulle posizioni in generale delle varie persone. Quindi io sono qui a proporre evidenziare una specifica vocazione che è quella del militante social, che si dovrebbe affiancare a quella di tutte le altre forme di militanza, i banchetti, la presenza, gli incontri, eccetera, ma ha anche una sua stand alone, si dice, cioè vive di suo, vive per conto suo. E nonostante sembri strano, nonostante ci si riferisca sempre ai giovani, ovviamente come quelli bravi con i social, io sempre più mi accorgo che invece è una vocazione che in modo più prevalente, se non a volte esclusivo, è per gli anziani, di cui è pieno il Popolo della Famiglia. Io ho in mente adesso una figura straordinaria come Fiorenza Pasini di Brescia, PDF Brescia, che non è qui appunto per ragioni familiari, ha superato gli 80 anni, ma è straordinaria nell'uso dei social, veramente straordinaria. E per un ottantenne, un novantenne che è ancora in grado di picchiare su una tastiera, e quello è una militanza preziosissima, organizzata in modo intelligente, coordinato, no? Finalizzato, può ottenere molto. Io di recente ho messo a fuoco l'aspetto, ad esempio, dei profili multipli. Si dice che la Lega, così forte nei social, abbia, si stima, circa un terzo fino a metà dei like e delle condivisioni operate da dei bot, cioè da dei computer, non da delle persone fisiche. In ogni caso, in attesa di vedere questo aspetto, noi quello che possiamo fare in modo del tutto legale, non è un problema, possiamo attivare 2, 3, 4 profili. Dopo il nostro profilo Mario Rossi, attivo il profilo PDF quartiere Fincopallo, città, provincia, regione, nazione, cioè mi invento tutto quello che esiste e quindi si quintuplicano i like e le condivisioni, cioè la cosa si aumenta il peso. Ho concluso, buon lavoro. Grazie. Luigino Ranghi, se ne pare Lucianella Presta.
Luigino Ranca. Allora pronuncio esattamente Luigino Ranca, perché è una vita, ho 71 anni, una vita che mi storpiano sia il nome che il cognome. Va bene. Luigino Rancan, sono un cimbro, Veneto, Regione Veneto, Friuli. Allora, intervengo, mi sono iscritto tra gli ultimi perché ho avuto un'esperienza, ecco, guardo la signora Grazia, io ho fatto il sindaco, ho fatto il come medico, ho fatto il presidente di una unità valutativa multidimensionale dove trattavamo i casi come il figlio della signora, e sono attualmente attivo, nonostante i 71 anni, in una commissione invalidi e lì valutiamo i ragazzi sotto un altro punto di vista. Io ho avuto l'esperienza di conoscere Marco Cappato, non perché sia un bel ragazzo e sia andato a cercarlo, ma perché in una unità valutativa dove valutavamo tipo un DJ Fabo, un caso nostro di Treviso, che era ben seguito dalle nostre strutture, cioè dalle strutture comunali dove abitava, dal distretto sanitario, dai servizi sociosanitari della zona, era ben seguito, è intervenuto questo bel signore e per farveli in breve, in un giro di mesi, è riuscito a farlo separare dalla moglie, che era diventata tutore, era un giovanissimo, era sui 30 anni, ammalato di SLA, è riuscito a farlo separare dalla moglie, a metterlo in disgrazia contro tutta la sua famiglia e a fargli nominare come tutore un radicale. Per farli in breve, ha abbandonato le strutture comunali, ha abbandonato le strutture dei servizi di zona, ha abbandonato i servizi dell'ULS e è andato per la sua strada, dopo qualche mese è morto, cioè non sono arrivati, sono arrivato, ho finito. Per cui la proposta mia è solita, è già venuta fuori, copiamo dal Partito Radicale. Come sto bel signore è riuscito a inserirsi dentro le strutture funzionanti e a distruggerle, perché noi non ci inseriamo nelle strutture invece per crearle, per farle, trasformarle in senso positivo. Grazie. Grazie. Lucianella Festa, si prepari Alfonso Gambardella. Velocissima. Allora, in 3 anni che sono nel PDF è la prima volta che chiedo la parola. Oggi è giorno dei Santi Angeli, degli Santi Arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Auguri a tutti Raffaele, Gabriele, Michele e Michela che sono qua dentro. Auguri per i 29 anni, anniversario di Marco Sciamanna e consorte che oggi festeggiano i loro 29 anni perché noi siamo una famiglia. E auguri a tutte le donne del PDF, perché se continuiamo a resistere qui e siamo così numerosi dobbiamo dire grazie alle donne del PDF. Ricordiamoci chi c'era sotto la croce, nella delusione di tutti sotto la croce c'era Giovanni il più giovane, quindi auguri a tutti i giovani del PDF e una donna che ci ha redento, quindi grazie ai giovani e alle donne. Io sono qui per una proposta semplicissima, veloce e rapida, sono molto concreta. Dobbiamo cercare i pensionati, giovani e meno giovani, perché hanno tanto tempo. Noi abbiamo la giornata piena tra lavoro, famiglia e nonostante questo abbiamo anche il tempo per il PDF, quindi perché le donne ci hanno di tutto e di più, quindi grazie a Dio. Ma i pensionati sono fantastici, sono una risorsa importantissima per il PDF, quindi cerchiamo i talenti di tutte le persone che sono appena entrate in pensione, che sono fortissime, che hanno tanto tempo a disposizione. Primo, a seconda cosa? Pensionati sono i nonni, poi unità. Allora, i pensionati, perché i giovani sono una risorsa fondamentale, però saranno impegnati tra studi, esami, università, eccetera, eccetera, ma i nonni sono lì, sono un riferimento. Tu li chiami anche al lavoro e gli dici, mi fai una chiamata a quello, mi fai l'articolo, mi prenoti quella cosa, loro lo fanno perché hanno il tempo. Oppure un'altra proposta concreta è aiuti tra regioni. Vi spiego. A ottobre andremo alle regionali in Umbria e mi piange il cuore non vedere il simbolo del popolo e della famiglia in Umbria per 350 firme che erano da raccogliere.
ma abbiamo il tempo per aiutare una Veneto che andrà in, alle elezioni a aprile, quando sarà primavera del 2020, come un'Emilia Romagna, dove se noi ci aiutiamo adesso, dato che abbiamo sempre corso all'emergenza, emergenza, emergenza, non c'era manco il tempo di alzare gli occhi. Adesso che molti di noi, molte regioni hanno del tempo, aiutiamo chi in questo momento non avrebbe i numeri per presentare il popolo, il simbolo del popolo e la famiglia sulla scheda elettorale. E qui mi rifaccio ai pensionati. Quindi attraverso un coordinamento che può essere, perché abbiamo visto il nostro amico di Roma, che è bravissimo, perché lui era un colonnello dell'aviazione, quindi ha tutti gli strumenti per farlo, attraverso un coordinamento si dice: ragazzi, una macchinata parte da Roma, una macchinata parte dal Piemonte, dal Friuli arriva una macchinata, perché io in questi giorni ho cambiato tavolo nelle varie regioni, quindi li ho girati tutti. Siamo tutti disponibili ad aiutare. Da ottobre a febbraio si fanno queste presenze sul territorio, in Veneto, in Emilia, adesso diteci le altre regioni, in Calabria, i siciliani che aiuteranno la Calabria, il Piemonte che aiuterà il Veneto, eccetera. Insomma, aiutiamoci tra di noi concretamente. In cambio chiederemo solo di pernottare a casa di qualche famiglia del posto. Questo, quindi unità tra i militanti delle regioni diverse. Poi lo si è detto, non lo ripeto, un sito web, ma in attesa di avere un sito web nazionale del PDF che faccia riferimento, se c'è una persona che si è in questi tre anni specificatamente interessata di tutta la burocrazia, comunichiamo alla dirigenza, cioè non ci aspettiamo che dal nazionale arrivino sempre, nazionale, sono due o tre cristiani poveretti, cioè stanno facendo i miracoli. Allora forniamo noi da ogni regione la persona con quella caratteristica che può essere utile, che mandi tutti i documenti utili, per esempio per i comuni al di sotto dei 15.000 c'è questo modulo, per i comuni sopra i 15.000 che vanno alle amministrative c'è quest'altro modulo, già col logo, perché poveretto ti arriva e ti dice: ma il logo aggiungitelo tu, piuttosto che... Insomma, in queste cose pratiche, burocratiche, ci possiamo dare una mano, forniamo noi questi elementi alla dirigenza e poi attraverso questi dirigenti ci sarà sicuramente il coordinamento nazionale. Io amo non chiamarmi dirigente del PDF, ma militante attivo, perché la parola dirigente non mi piace. Grazie, Lucianella.